sali sulla collina, quindi di qua. Imbrattano muri come delinquenti. I giovani di oggi non hanno rispetto per questa città. Anche se devo dire che quell'immagine era davvero familiare. Sono sicuramente dei graffiti. E per di più, proprio qui dietro l'angolo. Cosa stiamo aspettando? Tamarindo? Niente, andiamo. Vediamo allora il suddetto graffito. Stupor Street. Che sia questo. Sì. Era l'unico più colorato degli altri. Trovato, deve essere il nostro indizio. Sembrerebbe proprio di sì, c'è il teschio e tutto quanto. È un po' diverso degli altri due però, non credi? Già, credo che qualcuno abbia fatto il graffito sopra il graffito. Quel vecchio aveva ragione, i giovani di oggi non hanno rispetto per il vandalismo. Quindi vuol dire che siamo tipo completamente fregati. Già. Dai, pensavo che fosse fatta. Quindi adesso cosa facciamo? Niente, non possiamo fare niente. Ah. Combattere rumori magari serve a qualcosa? Ehi. Ehi, Fred. Sì? So che suonerà strano, ma... Sono pronto. Tutti i nostri post sono stati eliminati. Aspetta, vuol dire tutti quanti? Wow. Dicevi sul serio, il mio account sembra nuovo. Magari l'aggiornamento di prima li ha cancellati tutti. Cancellati? Come noi? È come se non esistessimo più ormai. Insomma, credi che sia davvero tutta una strana coincidenza? In effetti sarebbe uno scherzo troppo elaborato. Giusto, quindi... Ah, uffa. Allora ci tocca davvero partecipare a questo gioco. Almeno se vinciamo ci lasciano andare. Giusto, Minamimoto? Minamimoto? Me ne fischio del piano in cui esistete. È una vostra incognita. Gli unici parametri che mi interessano sono le regole del gioco dei demoni. Il resto è solo un colossale spreco del mio tempo. E tu hai già giocato al gioco, giusto? Se vinciamo le cose torneranno davvero come prima. E io che ne so, la funzione non l'ho creata io. Io inserisco solo i numeri. Se volete una risposta esauriente, chiedete al Game Master o ai suoi demoni. Temevo una risposta del genere. Quindi cosa dovremmo fare nel frattempo? Bella domanda. Cioè, un idiota ha imbrattato l'unica pista che avevamo. Se provassimo a scansionare, qualcuno nei paraggi avrà visto qualcosa. D'accordo ragazzi, provate a ricordare cosa è successo qui. Forza, pensa! Oh... Che c'è? Ti è venuto in mente qualcosa? No, niente di particolare. Solo una cosa che ieri mia mamma mi ha chiesto di comprare. Ah, spero che non si aspettasse che gliela comprassi per sera. Quindi sai risvegliare i ricordi delle persone. Aspetta, cosa? Ma cosa scatena questo potere latente? Una spilla? Ascolta, Zettogramma 1. Ehi, parli con me! Sei stato tu a farlo, no? A fare cosa? Ah, forse non tutti rientrano nella formula. Oh, beh, sai com'è, non sono fatto con lo stampino, eh. Perché non vai dai comuni denominatori e rinfreschi loro la memoria? Con quel tuo psico potresti ricavare una variabile. Certo, aspetta, posso farlo. A quanto pare Fred ha un potere unico. Allora, cosa devo fare? Non so, prova a inviare un'onda cerebrale e chiedi chi ha fatto questi graffiti. Viu. Ok. Viu, l'ha fatto veramente. Aspetta un secondo, guarda meglio. Vedi anche tu quello che vedo io, Tamarindo? MKN! Sì, lo vedo, ma che vuol dire? Non mi dire che non conosci la famosissima e leggendaria MKN! Aspetta, che guardo chi è. Cavolo, dicevi sul serio, ha 1 milione di visualizzazioni. Sembra che sia famosa perché si veste tutta d'arancio. Sì, l'arancione è il suo tipo di marchio di fabbrica! Aspetta, se davvero ha fatto questi graffiti, dovrà esserci qualcuno che l'ha vista, giusto? Oh, hai ragione, forse uno di loro si ricorda qualcosa riguardo a MKN. Ok, diamogli una sana vecchia rinfrescata alla memoria. Dobbiamo concentrarci. Fred può rinfrescare la memoria delle persone e aiutarle a ricordare che cosa hanno dimenticato. Perché? Mentre scansioni premi il tasto quadrato per attivare lo psico di Fred. Puoi usare le levette sinistra e destra nella direzione corretta per riassemblare i ricordi confusi. Perché Fred ha questo potere? Boh, vabbè. Aspetta. No, lei no, eh. Vediamo. Dai, che c'ero quasi. Aspetta. Serve la chirurgia qui. Ecco fatto. Vai, ricordo. Lo scatto perfetto. Allora, secondo te ha funzionato? Beh, c'è un solo modo per scoprirlo. Vediamo cosa ricorda di MKN. Oh cavolo, mi sta facendo salire l'ansia del post prestazione. Deve esserci qualcosa che risveglia il talento della tante dei giocatori. Ma cosa? Bella domanda. Qualcuno che mi dice qualcosa di utile? Dannazione, qualcuno che parla. Il vecchio magari, il vecchio di prima. Eccolo, maledetti graffiti. Allora, ricorda.
Ho avuto la sensazione che quella delinquente tutta vestita da arancione volesse cambiare qualcosa, ma è scappata verso O Street prima che potessi fermarla. Chiamami Formaggio Tamarindo, perché oggi sono in forma. Mi chiedo se sia ancora dalle parti di O East. Beh, non lo scopriremo standocene qui. Avanti, andiamo a vedere. Va bene, io intanto combatto con qualcuno. Vieni qui. Ma c'è il principe! Oh mio Dio, guardate, è il principe! L'ho capito subito dal modello che era lui. Ah, assurdo, quanto è figo! Avete visto il suo ultimo video? È stato incredibile. Un attimo, questo negozio non era un suo video? Sai che mi sa di sì? L'aveva effettato! Peccato che sia chiuso. Oddio, è carino. Ehi, non è... Oh, wow, Eiji Oji! In cerca di informazioni per scrivere quello che succede a Shibuya, scommetto. Incredibile che sia ancora così popolare nonostante il modo in cui si atteggia. Bello, guarda che è diventato famoso proprio per questo. Ah, giusto, dimenticavo che fossi un fan. Già, leggevo sempre il suo blog F al mondo. Ero mica fissato con quella storia del tedio. Quindi si parla di anni fa allora. Parli del passato, eh? Beh, mi è passata la fissa. E poi non è più distaccato come una volta. Sembra più un apatico che se la crede. Magari per lui è ok, ma per me no, capisci? Sembra che sia cambiato un po'. Anche se ammetto che a vederlo da vicino ha un fascino innegabile. Sei ancora un suo fan. Tanto non gli interessa cosa pensi, non sa nemmeno che esisti. Dai, meglio pensare al gioco. Ben detto, diamoci una mossa. Però gli occhi si vedevano benissimo. Allora, aspetta, aspetta, ecco, vieni, seguimi. C'è ancora qualcuno? Forza, 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 voglio combattere. Sto iniziando a prenderci bene la mano col combattimento, comunque. Ah, oh, mia cara dolce Shoka, come fai a buttare il mio cuore? Un giorno avrò una promozione e ti darò tutto. Macchine, gioielli, una grande casa, qualunque cosa tu vorrai. Cosa vedo? Un demone che blocca la strada. Permesso, siamo diretti verso East. Non dirmi che prima dobbiamo fare qualcosa per te. Ah, mia cara dolce Shoka. Accidenti, questo tizio sembra un disco rotto. Non mi sta neanche ascoltando. Non arriveremo mai a East se non ci lascia passare. Cosa facciamo adesso, Tamarindo? Perché non provi a ricordargli come fare il suo lavoro? Oh, giusto, posso farlo, è vero? Allora, bisogna trovare la posizione giusta. Ecco fatto! Devi proprio prenderla precisa precisa la posizione, se no non te la becca. Vediamo se lo ricorderà ora il suo lavoro. Oh, dannazione, sono ancora a lavoro. Meglio rimettermi all'opera se vuoi quella promozione. Ah, ci picchia, ha funzionato. Fermi lì, mocciosi. Se volete passare da qui, dovete prima vincere una battaglia a catena da due riduzioni a Dogenzaka. Beh, andate, fiu. Ancora un po' e rischiavo di essere degradato. Ma l'ho già fatta. L'ho già fatta una battaglia, l'ho fatta da tre, adesso proprio. Forza, rumori, venite a me. Mi serve una riduzione. C'è il maiale. Fermo, vieni qui. C'è il simbolo maiale. Ah, va bene, facciamo la catena e poi andiamo dal maiale. Perché probabilmente come il gioco precedente che il maiale lo devi fare singolo e basta. Forza, vieni qua, tu e la catena. Tra l'altro, la nuova combinazione che ho appena fatto non è male. Carico R1, pieno di colpi, esplode e Tamarindo all'avventura. Ecco fatto. Distrutto. Stiamo andando alla grande. Forza, vieni a me allora. Carichiamo R1. Beccati questo. Aia, ma scappa. Ho sbagliato tasto. Volevo schiacciare quadrato, schiacciato cerchio per sbaglio. Va bene. Dannazione. Il gruppo volevo tenerlo per il maiale io. Perfetto.
Beh, mi sembra che abbiamo ottenuto qualcosa, però. Mi sembra che qualche spilla l'abbiamo ottenuta, dai. Ancora... si evolve. Vai. Che carino, fuga fredda. Bellina come spilla. Ancora conigli e 50 yen. Vabbè. Si può fare. Vediamo il maiale. Secondo me... non riusciamo a farlo, come non riuscivamo a fare gli altri all'inizio. Però proviamoci. Ok, we got this. Give me chance. Cancella il rumore maiale. Becca di questo. Golden. Perfetto. Ce l'abbiamo fatta, non me l'aspettavo. E abbiamo preso il punteggio S, mica male, 5000 yen. Beh, dai, ci sto. Beh, è stato facile, più di quanto mi aspettassi per il rumore maiale. Eccomi qua, amico. Obiettivo raggiunto, ben fatto, barriera eliminata. Grazie. Schianto magnifico, tira un bersaglio, una sassata dal... Tira il bersaglio, una sassata dall'altro, caricalo al massimo per atterrare il nemico. Ok. Potrebbe non essere male. Che bello, vediamo parti nuove finalmente. Questa zona non l'avevamo mai vista finora. Speriamo sia ancora da queste parti. Eccola qui. Non era difficile da trovare. Ehi, guarda, quella è MKN. Corrisponde alla descrizione. Vediamo. Ah, quanto mi fa star male dipingere sul lavoro degli altri. Ma qui non c'era passione dietro a quell'opera. Ho visto bambini scarabocchiare cose più ispirate di quello. Le strade meritano di meglio, dannazione. E io sono qui per darglielo. Gah, sono esaltata. Questa passione andrà dritta sulla mia prossima opera. Amico, riesci a crederci? È davvero lei, la vera MKN. Oh, accidenti, voglio il suo autografo. Puoi controllare la sua memoria per ritornare a sbavarle dietro? Oh, giusto, è vero. Devi ricordarsi del graffito di Dogenzaka. Conta su di me, Tamarindo. Allora, scansione. Vediamo cosa stava pensando e facciamo un'operazione chirurgica. Allora, così è dritto. Così, perfetto. Prova a ricordare. Libertà creativa. Fammelo leggere. C'è scritto 104. No, non posso permettere che venga glorificato il capitalismo. È ora di trasformarlo. Perché qualcuno dovrebbe ritrarre il 104 così? Che mancanza di gusto. Ecco fatto. Quindi c'era un'immagine del 104. Sembra di sì. Cosa vuol dire tutto questo? Che dobbiamo ruggire e batterci il petto davanti al 104? Qualcosa del genere. Cioè, forse. Iniziamo ad andare al 104 e vediamo cosa fare. Non è che il prossimo boss... Azamaru, avvicinati al bersaglio e colpire continua ad attaccare sfera feroce fendente in avanti. Allora, 135, questa fa 110, però è di fuoco. No, è di fuoco, ok, ma non... meglio l'attacco piuttosto che l'elemento in questo momento. Dai, facciamo ancora un combattimento così facciamo evolvere quelle spille. Comunque, la cosa che loro ti chiedano, se vuoi farla evolvere, è una cosa utilissima. Perché metti caso che appunto come me volevi avere il report delle spille completo e dovevi per forza averle tutte mal livellate senza farle evolvere. Era veramente una rottura di palle. Però almeno qui se vuoi e se il gioco è rimasto uguale, quindi ti chiede ancora di come si dice, portarle al massimo per avere il report completo, almeno qua ti chiedo se la vuoi far evolvere. Quindi se tu la vuoi e la vuoi al massimo ma non la vuoi far evolvere, te lo chiede, fine. Semplice, così è molto meglio. Sweat for Fred. Allora andiamo subito sull'orso. Ecco qua. Mecca di questo. Perfetto. Comunque, è utile il fatto che il colpo di Fret fa sia danno il singolo colpo che gli rimane attaccato, sia quando esplode. Più ce ne sono, più l'esplosione è grande, più è grande il danno. Non è male, eh? Non è per niente male come cosa. Poi soprattutto l'esplosione grande
becca anche altra gente. Ecco fatto. Nuove spille. Ok, facciamo evolvere questa in cacofonia classica. Bella, ok. E la spilla quella lì però non si è evoluta. Il Midarigami. Scusami, non si evolveva? Ah no, non si evolveva. Ah, ok, allora sono stupido io. Torniamo al 104 ed andiamoci a battere il petto davanti così urlando. E si attiverà un evento tipo un rumore che arriva. Hey. E ricevi qualcosa? Un'altra trasmissione dei demoni. Greetings. È il vostro Game Master, Shiba, che vi parla. Spero che siate entrati nel ritmo del giorno 2. Ho una notizia rovente per voi. Oh mamma. Sentiamo. Pare che una squadra abbia già completato la missione di oggi. Voi altri, beh, non fate questa festa. Soprattutto che il gioco di oggi si fa interessante. Restano solo 5 squadre e il numero può solo diminuire. Maledizione. Le posizioni in classifica saranno decise alla fine della settimana. Una squadra sarà premiata e una sarà punita. Non mi piace per niente. Oh, e un saluto speciale ai Witched Twisters. Complimenti per aver cambiato nome e individuato l'obiettivo. Witched Twisters. Sì, fighissimo, vero? È particolare. Ora mostratemi tutta la vostra turbolenza, Twisters. E con questo, addio. Ci hai cambiato nome, senza dirmelo. Sì, perché sapevo che ti avrebbe gasato. Cioè, come può non piacerti? Witched Twisters! Ma è... da sfigati. Cos'è quella faccia? Tamarindo, tu sai che spacca. Pensa, un gigantesco tornado che devasta ogni cosa. Beh, se hai un'idea migliore ti ascolto. No, direi di no. Il tuo nome va bene, amico. Ammettilo, ti fa impazzire. Possiamo cambiare argomento? D'accordo, d'accordo, Widget Twisters in azione. Madonna mia. È il capo e fretta. Non contiamo niente noi. Bene, ci siamo. Già, proprio dove dicevano le indicazioni. E ora è il tuo momento, Tamarindo. Cavolo, aspetta, devi farlo anche tu. E chi lo dice? Ho già fatto tutto il lavoro concettuale, ti ricordi? Ah, e va bene. Com'era? Non saprei, scimmiottavi un po'. Dacci un taglio. Ah! E quello che diavolo è? A me sembra proprio un gorilla. È King Kong. Aspetta, quello è il nostro obiettivo. Temo di sì, amico. Beh, o la va o la spacca. Vieni, gorillone. Spacco la faccia. Anche se... ho appena cambiato spilla, merda. A saperlo la tenevo. Sono un gorilla. Prepararsi. Vai, Minamimoto. Beccati questo. But if you do, we'll lend a hand. Non fatevi acciuffare. Vai tranquillo, Minamimoto. Cosa fa? Cosa fa? Sta scappando. Già. Via, 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 via. Let's keep it up. Perfecto. Minchia, che male. Madonna mia, ti spacco la faccia. Com'è che si schivava in questo gioco? Beccati questo. Madonna mia, si spacco la faccia ora. No, sta scappando di nuovo. Merda. Sprecata per niente. Ah,
You got the wrong vector. Yeah! It nailed it! Perfecto! Aha! Such simple equation. Preso in pieno. Sure. You're done for! Beccati questo! Hey, not that! Just doing my job. You okay? Nailed it! You're on a roll! Colpo finale di Minamimoto. No, speravo da Minamimoto l'ultimo colpo. Peccato, è andata bene però. Il gorillone non era difficile, però mi è piaciuto. Mi è piaciuta come boss fight. Rumore cancellato. Vediamo, non che mi aspettassi di meglio, Ghigno del demone. Ok, bella, bella, bella. Phew. Mi sa che abbiamo vinto. È stato decisamente più duro di ieri. Già, ci vedevo spacciati. Ma non siamo già spacciati, visto che siamo morti. Pensi che se fossimo morti in quel caso saremmo tornati in vita? Come moltiplicare due numeri negativi? Facciamo che abbiamo vinto. Finché non prendete la spilla, bisogna raccogliere tutti i frutti dei propri sforzi. Quale spilla? Oh. E questa cos'è? Oh cavolo. Chi è? Chi è sta tizia? Dammi la mia spilla. Ok, è carina. Stamattina l'eyeliner mi ha fatto impazzire. Ma alla fine l'ho messo bene. Sembra che la fortuna mi sorrida. Chi trova tiene, giusto? Sì, signora. Ho sentito molto parlare di voi, Witched Twisters. Non sapevo che foste così carini, però. Anche se siete un po' lenti di comprendonio. Ma non si può avere tutto. Scusa, ma tu chi saresti? Scusa, dimenticavo le buone maniere. Mi chiamo Kanon Tachibana. Ciao, Kanon. Sono la leader dei Varia Beauties. Una delle altre squadre. Sono arrivati i risultati di oggi. I Varia Beauties hanno cancellato l'obiettivo di oggi, ma i Rainbreakers restano in testa. Aspetta, ma l'abbiamo cacciato noi il bersaglio. Che peccato, non ve l'hanno detto? Non guadagnerete punti senza questa piccolina. Oh, quella spilla. Oh, e raccogliete sempre le spille che trovate in giro. Oh, e vi conviene raccogliere tutte le spille che trovate, fidatevi. Ricordatevi, mai farsi spillare le spille. Tra l'altro parla... Io mi dimentico sempre quando ci sono i cosi automatici o no. Porca miseria. Grazie. Sono bellissime. Oh. Aw, aren't you a little sweet? Fret, stai zitto! Dacci quella spilla! Fret! Esatto. But everyone calls me Fret. And this is my buddy Rindo. I guess he's like the leader of the Wicked Twisters. Or something like that. Pleased to meet you, Fret. You too, Rindo. We may be rivals, but here's to a fair fight. Dammi la spilla allora, strozza! And thanks again for the pin. Madonna mia, quanto ti odio! Ciao, boys! Ciao! Ciao! Great. All that work and nothing to show for it. Però siamo saliti di livello. We know what a real team looks like. Intimidating. That's what. Yeah, I was too scared to ask for the pin. No, perché sei scemo, ce la stava ridando. They looked like a real bunch of grinders. You know, cranking out that EXP. And Kanon was super cool, am I right? Man, I hope we get to see her again. Succederà di sicuro. Dude, are you a complete moron? Whoa. Esatto. Oh, hey there, Shoki. Frankly, I'd say you're both morons for giving up all those points like that. Has no one told you the only way to escape the game is to come in first? Or that you'll be, like, absolutely screwed if you end up in last? Maybe. Beh, quello qua sopra è cretino. I'm waiting for someone to say this is all some sick joke. Snap out of it. This game is 100% real. Maybe you could at least try to act like your lives are at stake here? Come se già non fosse successo. Everything's been so predictable. Wait, how are our lives at stake if we're already dead? Here's an idea. How about you find a new friend? Come again? It's like this. Word around town is another player's joined the game. Ottimo, andiamo a reclutarlo. A real wild one. But beggars like you can't exactly afford to be choosers. Think it over. Later, losers. Later, losers. Gotta say, I don't like the sound of being absolutely screwed.
Although, we kinda already are, since we can't contact anyone. Are we seriously dead? That would really suck. Wait. Beh, tu sei cretino. Squall and I were texting earlier today, weren't we? Dimmi. Looks like my message went through just fine. Maybe we've just got bad reception? Abbastanza. Di quel gioco di cui mi parlavi? Che mi aspettavo qualcosa tipo che fregatura come risposta. Chi è? Come va la nuova recluta? Ah, io dico che ha potenziale. Di quanto potenziale parliamo? Abbastanza da mettere un po' di pepe nel gioco? Non lo sapremo finché non lo getteremo nel pentolone. E poi vedremo se soddisferà i tuoi standard elevati. In ogni caso, pensavo che ci stupirà. Anche i due che ho incontrato ieri non erano male. Sì, sento che daranno la vita qual... Sì, sento che daranno vita a qualcosa di spettacolare. Ci sarà da divertirsi. Oh. Preferisco non illudermi, ma mi fido del tuo istinto. Hai davvero un sesto senso in quando si tratta di queste cose. Fine giorno 2? Get twisted!